anche questo, Simone. Quindi poniamo il caso di un utente che decide di utilizzare quello che è stato estratto come output, e però giustamente adesso ci stiamo facendo le domande su eventuali conseguenze legali dell'uso di questo contenuto. Una domanda, anche questa abbastanza frequente, è: visto che è stato addestrato su contenuti altrui, la prima domanda non è peregrina, ma era lecito per la società che l'ha fatto realizzare il suo sistema con questo text and data mining, che tra l'altro adesso è stato anche introdotto come aspetto specifico della direttiva 790, dentro, cioè il risultato poi io lo posso legittimamente utilizzare anche se loro eventualmente avessero violato la normativa facendo questa operazione di estrazione dei dati? Allora, questa è veramente la questione, una delle questioni centrali, perché come sai, no, ne parlavamo prima, sono già partite delle polemiche, addirittura delle petizioni da parte di gruppi di creativi, di artisti, di fotografi che sostengono che l'intelligenza artificiale sta violando il loro diritto perché per addestrarsi va a prendere, a copiare, no? Uso la parola volutamente impropria, a copiare quello che loro hanno fatto. In realtà non è proprio una copia, l'intelligenza artificiale, come dire, si guarda attorno per apprendere, no? Cioè, l'esempio che io ho fatto in quella lezione di ottobre all'ISIE di Firenze era la richiesta: fammi un'immagine del mio gatto disegnato come lo disegnerebbe Picasso, no? Come se fosse in un quadro di Picasso. Per fare questa cosa, ovviamente, l'intelligenza artificiale deve andare a vedere n.000 o 100, centinaia di quadri di Picasso, quadri di gatti o di allievi di Picasso, di gente che ha fatto cose cubiste che assomigliano un po' a Picasso, e incrocia un po' queste sue informazioni per tirarti fuori un output. E giustamente la gente dice: ma io se fossi l'erede di Picasso me la piglierei male, no? Ricordiamo che Picasso è un autore ancora tutelato pienamente per un bel po' di anni ancora. Però poi rispondono coloro che se ne intendono, diciamo, del lato tecnico dell'intelligenza artificiale, che ma non è vero che fa davvero questo, non fa copie, non, lei si guarda attorno e trae delle informazioni, e quindi non fa delle copie neanche temporanee. Io questo sinceramente non, ripeto, vorrei indagarlo ulteriormente e parlare con qualcuno che ha sviluppato davvero questi sistemi, perché non sappiamo davvero bene come sono fatti, se non quelli che sono pienamente open source di cui abbiamo il codice. Però pare che loro non si facciano un database di immagini su cui si addestra, ma lei si addestra sulla base di quello che trova in rete, delle informazioni liberamente disponibili. E qua casca l'asino, come si dice, perché spesso in rete noi troviamo anche delle cose che non dovrebbero esserci. Quindi lei si addestra su contenuti che trova, sì, liberamente, con due grosse virgolette, questo liberamente, perché sono state messe lì magari da qualcuno che non aveva il diritto di pubblicare online dei contenuti, ma che rimangono lì perché, no, per il principio del safe harbor, che finché qualcuno non segnala la violazione del diritto d'autore, rimangono lì e per un po' sono a disposizione di tutti, no? E quindi effettivamente si creano cortocircuiti su cortocircuiti per il diritto d'autore. E l'altro problema, che secondo me è quello invece più importante, no, scusami, tu citavi text and data mining. Sì, allora l'eccezione text and data mining è un'eccezione al diritto d'autore, quindi un caso diciamo, in cui il diritto d'autore va in secondo piano rispetto a interessi ritenuti dall'ordinamento più importanti a tutelare. Tra cui c'è appunto la possibilità di fare estrazione di dati e testo da opere creative. Sì, però se tu vai a leggere come l'abbiamo declinata in Europa, dice che deve essere comunque per scopi di ricerca, fatto da alcune istituzioni specifiche, enti di ricerca, biblioteche, e comunque non a fini commerciali e senza un vantaggio economico diretto da parte di un ente. Qua, insomma, questa è un'azienda che lo fa ovviamente da un lato per ricerca, perché vuole spingere avanti l'innovazione, questo indubbiamente, però poi con un vantaggio che va ai suoi azionisti, ai suoi, no? Quindi non so se l'eccezione text and data mining qua si può applicare. Tra l'altro parliamo di aziende per lo più statunitensi, quindi non si applica la direttiva europea, si applica la loro eccezione, che è probabilmente un po' diversa. Ma da noi in Europa aggiungo un altro livello di problema, che è il diritto sui generis e sulle banche dati, perché il diritto sui generis non copre la copia, copre
copre proprio l'estrazione di parti sostanziali di dati da una banca dati. E quindi se l'intelligenza artificiale per addestrarsi va e estrae informazioni da banche dati, anche quelle online, anche un sito web abbastanza strutturato può essere, può rientrare nella definizione di banca dati voluta dalla direttiva del 96, lì c'è un problema più che altro di diritto sui generis, quindi forse il diritto d'autore in sé non ci dà fastidio, potrebbe darci più fastidio il diritto sui generis, che però, altra questione, è un diritto che esiste solamente in Europa, quindi gli americani che hanno creato questi sistemi, che hanno scritto quei termini d'uso che io ti citavo prima, non hanno percepito il problema o non ci hanno pensato, oppure hanno fatto orecchie da mercanti, hanno detto noi siamo americani, quello è un problema degli europei. Quindi il diritto sui generis da loro non viene percepito come problema. Ecco perché serve un'eccezione text and data mining da noi in Europa, perché sennò col diritto sui generis sostanzialmente quell'attività lì non la puoi fare mai. Ed è un bel problema. Cioè, ci siamo andati a infilare cioè, per noi speculatori, studiosi di questo tema è divertente, interessante, infatti. È un tema che sta appassionando molti, io mi ci metto volentieri, però poi quando lo devi risolvere in concreto non sarà facile. I giudici e gli avvocati che dovranno poi gestire le cause ci sarà, insomma, dovranno farsi un bel lavoro e ci sarà da divertirsi.